Cari amici, ben ritrovati questa settimana con RST Spazio 7, la rassegna delle principali notizie che hanno caratterizzato la settimana appena trascorsa. In studio con voi Rosario Moreno. Iniziamo subito e anzi voglio ricordarvi una cosa importante. RST Spazio 7 è edito da RST Science e Pianeta OGTV. Vi ricordo inoltre che in questa puntata, al termine di RST Spazio 7, vi faremo ascoltare e vedere chi ci vede sulla web TV uno stralcio di, diciamo dell'ultimo numero di Pianeta Oggi Reporter di Massimo Bonella di Pianeta Oggi TV. La trasmissione si chiama appunto Pianeta Oggi Reporter. È uno stralcio di pochi minuti, però che voi potete comunque vederla tutta quanta, ascoltarla e vederla tutta quanta attraverso i nostri canali e anche sul digitale terrestre e sulle radio in FM, quindi non mancherà occasione di ascoltarvela tutte. Però noi vi proponiamo in questa settimana proprio uno stralcio di 2-3 minuti, giusto per farvi rendere conto, insomma, di questa trasmissione che è molto interessante. Ma iniziamo subito con le notizie. Domenica 20 maggio uscì l'articolo San Giovanni Rotondo, la vice sindaco in cucina col grembiule di Mussolini. Una goliardata, sono antifascista, disse. Cioè, se un antifascista non si mette col grembiule di Mussolini in cucina, cosa ne pensate, cari amici? Comunque, le polemiche furono scatenate da una foto che proprio ritraeva Nunzia Canestro, eletta con una coalizione di centro mentre cucina per il compleanno di un amico. Ho sbagliato a prestarmi al gioco, ha detto, le mie colpe sono tutte lì. Beh, speriamo che sia veramente così. Lunedì 21 maggio 2018, contratto di governo e la giustizia che non piace a B e le leggi di Di Maio e Salvini, insomma le pene più dure per corrotti e scippatori. Sarà vero? Non sarà vero? Lo scopriremo lungo la strada, cari amici. Silvio Berlusconi comunque non piace, non potrebbe essere altrimenti, perché il programma sottoscritto dalla Lega col Movimento 5 Stelle mette nero su bianco quelli che sono gli storici incubi del leader di Forza Italia. L'agente provocatore che va a offrire denaro a politici e pubblici amministratori, il conflitto di interessi, le pene antimafia più dure, ma anche le leggi care al carroccio come la legittima difesa e le condanne più pesanti per gli scippatori. Passiamo a martedì 22 maggio, Falcone, la fiaccolata a Piazza Maggiore, i resti della croma in mostra, gli eventi a Palermo per l'anniversario della strage. Il 26esimo anniversario dell'eccidio di Capaci quest'anno è dedicato agli agenti di scorta uccisi nel 1992. Gli agenti erano Agostino Catalano, Walter Di Cosina, Rocco Di Cillo, Vincenzo Di Muli, Emanuele Aloi, Antonino Montinario, Vito Schifani e Claudio Traina. Dalla consueta manifestazione all'aula bunker del Lucerdone ai due cortei cittadini, insomma gli appuntamenti erano tutti previsti in città. Mercoledì 23 maggio Falcone seguiva la pista di Gladio, dicevano le indagini top secret di Borsellino. Ci sono testimonianze inedite dei magistrati di Palermo che hanno lavorato fianco a fianco con Giovanni Falcone e Paolo Borsellino sulle settimane precedenti alle stragi di Capaci e Via D'Amelio a Palermo, avvenute appunto il 23 maggio e il 19 luglio del 1992. Sono racconti drammatici sulla strada sbarrata a Falcone che voleva la verità sugli omicidi politico-mafiosi e i possibili legami con Gladio, sulla diffidenza di Borsellino nei confronti di alcuni colleghi, a cominciare dall'allora procuratore di Palermo, Pietro Gianmarco. Giovedì 24 maggio, Nord Corea dice smantellato sito nucleare, i media dicono ma Kim sta solo nascondendo il suo arsenale atomico. Il governo ha nominato la provincia di Chagang, zona militare strategica, collocata al confine con la Cina, l'area è per il 98% montagnosa e ospita i famigerati tunnel attraverso cui gli alti funzionari nordcoreani pianificano la fuga in caso di attacco. Tutte caratteristiche che, stando a quali esperti interpellate dal Daily NK, la rendono un nascondiglio perfetto per l'arsenale nucleare. Intanto il vertice con Donald Trump resta un dubbio.
Venerdì 25 maggio 2018, Berlusconi ha dato 3 milioni alla moglie di Dell'Utri durante la detenzione. La finanza segnala versamenti anomali. Tra il novembre 2016 e il febbraio 2017, mentre il fondatore di Forza Italia era già rinchiuso nel carcere di Parma, Berlusconi ha donato oltre 3 milioni in pochi mesi ai familiari dell'ex senatore. La segnalazione, arrivata da Banca Italia, analizzata dai finanzieri, lo scrive La Stampa, ha prodotto una relazione tecnica inviata alla Procura di Milano. E sabato, arriviamo a sabato, ultimo giorno della settimana per noi, per questa rassegna stampa, sabato 26 maggio, l'aborto. L'Irlanda dice sì, secondo gli exit poll il 68% degli elettori ha votato a favore. Il voto ha profondamente diviso l'Irlanda cattolica, dove l'interruzione di gravidanza è possibile solo nei casi in cui la vita della madre è in pericolo, ma non in caso di stupro e incesto. I dati mostrano una netta divisione dell'elettorato per età, con un 37,6% della fascia dei 18 ai 24 anni che sono favorevoli alla liberalizzazione, mentre il no ha prevalso soltanto nella fascia degli ultra 65 anni con il 58,7%. Termina qui questo spazio, RST Spazio 7, la rassegna delle principali notizie che hanno caratterizzato la settimana appena trascorso. Vi ricordo, seguiteci dopo la sigla perché vi faremo ascoltare un piccolo stralcio della nuova puntata che va in onda, incominciata ad andare in onda già da venerdì, ma va ad andare in onda anche per tutta la settimana, edita da Pianeta Oggi TV. Il settimanale si chiama Pianeta Oggi Report, il direttore della testata è Massimo Bonella. Quindi restate ancora in ascolto un momento e poi dopo questi tre minuti, insomma, così capirete che cos'è questo tipo di trasmissione che è molto 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 interessante. Con questo è tutto, io vi do appuntamento alla prossima settimana, vi auguro meravigliose giornate. Termina qui RST Spazio 7, edito da RST Science e Pianeta Oggi TV. In studio con voi Rosario Moreno, buon ascolto con la programmazione. Dunque, abbiamo voluto parlare di questo, fare una piccola riflessione con Marco Grilli, esperto in materia, lui di Pordenone. Sentiamo cosa ci ha detto ai nostri microfoni in occasione di un'intervista. Basta, destra e sinistra in questo momento storico sono solo due concetti logistici, non hanno più nulla a che vedere con quello che erano storicamente. Quindi bisogna liberarsi di questi preconcetti e puntare a un altro obiettivo. Fatto 100 di questo concetto, tutto il resto viene, per caduta spontanea. Okay? Quindi l'impegno politico è comunque una cosa sana. L'importante però è capire dove andare, sposare ciò che è lecito, ciò che è buono, ciò che ha dei propositi, onesti, puliti. Poi c'è sempre purtroppo il rischio di inciampare, cadere. L'importante è rialzarsi e andare a testa alta. Perché? Perché fondamentalmente non hai nulla da recriminare, hai posto rimedio agli errori che hai fatto durante il percorso, ma lo devi rendere pubblico e non te ne devi vergognare. Devi saperlo ammettere per poter migliorare, devi chiedere aiuto agli altri perché ti aiutino a migliorare, devi essere monitorabile, devi essere misurabile. Okay? Invece la classe politica attuale nella sua quasi totalità non si rende misurabile se non a parole e se non a spot. Invece ci vogliono programmi seri, obiettivi seri. Che posso dire, si parla tanto di reddito di cittadinanza in questo periodo. Tu cosa ne pensi per esempio di questa Io cosa penso qui? Che sia un'ottima idea laddove sia un meccanismo di espansione economica e sociale, significa laddove crei la possibilità di reintegrare o reinserire delle figure o inserire anche delle figure nel percorso professionale della vita. Quindi non una misura assistenziale. E ci sono, adesso non posso parlare di forza politica perché siamo in par condicio, sarebbe ingiusto perché... Sì, stiamo registrando in par condicio, poi vediamo quando la mandiamo in onda, comunque tu tieni pure su questo.